sono passati quasi 4 anni. Il lockdown è del marzo 2020, 4 anni dopo quella lezione è sostanzialmente cancellata. L'anno prossimo la spesa sanitaria sul PIL, secondo le proiezioni del governo, va a meno del 2019. È una cosa gravissima e inaccettabile. Può sintetizzarsi in questo passaggio dell'intervento che l'ex ministro alla salute Roberto Speranza, oggi deputato della Repubblica, ha fatto durante un incontro potentino per capire il senso del suo libro dal titolo Perché guariremo. Un testo per ripercorrere i mesi che hanno segnato tutti, dall'esplosione dei contagi alle migliaia di vittime, al primo traumatico lockdown, fino alle misure di sicurezza e alla campagna vaccinale. Abbiamo chiesto a Speranza qual è il messaggio che ha voluto lanciare. Ma è un messaggio prima di tutto a difesa del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Avevamo detto mai più tagli, mai più disinvestimenti, mai più considerare la sanità una cenerentola, e invece sembra che stiamo tornando indietro, sembra che si ricominci a tagliare. Questo è sinceramente inaccettabile. Per questo voglio provare a riaccendere una luce sulla centralità della sanità pubblica nel nostro Paese. L'occasione è stata utile anche per fare un punto sulla scelta del candidato della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni regionali. Come noto, l'ex ministro è stato da subito uno dei primi sostenitori della candidatura di Angelo Chiorazzo, presente in prima fila all'evento. Penso che sia la candidatura più forte e più autorevole, e auspico che le altre forze politiche si confrontino con Angelo Chiorazzo. C'è bisogno di fare un confronto di merito sul futuro di questa regione, penso che questo sia il punto essenziale, lo dico veramente a tutti, io personalmente sono molto convinto della sua figura, ma chi non è convinto si confronti con lui, si discuta del progetto, si discuta di merito.